la Valle del Giovenco può riassaporare il profumo della prima piazza. Lo fa vincendo lo scontro diretto di Sant'Egidio alla Vibrata contro la Sante, grazie ad un gol di Cavazzi al 29esimo del primo tempo. Il pre-gara dice che la Sante è prima più uno dalla compagine di Oddi. Dice anche che oggi sono di fronte il miglior attacco, quello marsicano, e la miglior difesa, quella giallorossa. Entrambe le squadre vengono da un pareggio ed entrambe contano delle assenze. Andrea De Berardinis tra i vibratiani, Arcamone e Bernabale nella Valle. Il big match della 22esima giornata è affidato all'arbitro di Vuolo, di Castellammare di Stabia. Il primo momento chiave del match è all'ottavo. Costantini tira fuori dal proprio bagaglio tecnico quella che si chiama una punizione magistrale. Sembra gol, ma Meo fa quello che comunemente viene denominato miracolo. Evidentemente anche il portiere ospite aveva con sé il proprio bagaglio tecnico. Il clima è caldissimo, la Santa approccia bene alla gara, con lo stesso modulo di Francavilla, difesa a 3 e Costantini fantasista dietro la coppia d'attacco Anselmi-Marco Casali. Il secondo momento chiave del match è al 29esimo, corner di Fidanza, la sfera giunge a Zaurrini che conclude in porta. Cavazzi ad un passo dalla linea alla deviazione determinante. Sante 0, Valle del Giovenco 1. Trovato il vantaggio, gli ospiti con il classico 4-4-2 possono controllare. Forse abbassano troppo il baricentro, ma alla fine questo pagherà, tanto che la partita la deve fare la Santa, ed infatti è così. Al 39esimo Anselmi centra per Casali Marco, che non ci arriva di testa, alle sue spalle Orlandi ci prova col piede sbagliato, il sinistro. Al 41esimo sembra che l'azione che ha portato in vantaggio la squadra di Oddi, già squalificato, si fotocopia a maglie invertite, con una piccola differenza, che sul tiro di Celli non c'è nessuno a deviare in gol per la Sante. La ripresa si apre con la squadra di Cappellacci subito in attacco. La Valle del Giovenco si limita a controllare, affacciandosi in maniera sporadica nell'area vibratiana. I ragazzi di Cappellacci alzano il ritmo e collezionano diversi corner, e dagli sviluppi di uno di questi, al 18esimo, per poco Celli non trova il gol. Meo anche stavolta fa vedere di che pasta è fatto. La gara non è granché, gli attacchi della Sante non riescono a far breccia nel cuore della difesa ospite, diretta egregiamente da Marinilli, anche se al 42esimo il neoentrato Cristian Baldelli, bentornato in Abruzzo, con questo tocco soft per poco non trova l'incrocio di pali, con Meo paralizzato. Nella Valle entra anche Aureli non al meglio, ma ormai il più è fatto, inutile anche l'ultimo attacco giallorosso con Baldelli che al 47esimo non trova il varco giusto. L'appendice finale al triplice fischio è di quelle che non vorremmo mai vedere, dove non vince nessuno, ma perde sicuramente il calcio. E commentare le immagini diviene inutile, per non scadere ulteriormente nella retorica.